Ciao a tutti. Nella nuova versione di Tableau, la 2022-2020.2, Tableau ha aggiunto la possibilità di connettere i tuoi dati geolocalizzati in Geoportale, ad esempio, semplicemente accedendo a un ArcGIS Server URL o a GeoService API URL. Questa funzionalità, quindi, ha reso molto più semplice connettersi a questi data source. Quindi oggi diamo un'occhiata a come funziona il tutto. La prima cosa che necessitiamo è di avere una connessione server. Quindi, cliccando su More ci appariranno tutte le varie connessioni server disponibili. In questo caso noi ci dovremmo connettere a un Esri ArcGIS server. Clicchiamoci e ci clicchiamo. Ci apparirà quindi un'interfaccia per accedere al server. Inseriamo il link del nostro server e clicchiamo su Connect. Una volta connessi ci appare una finestra, la finestra classica, diciamo, per accedere ai data source. E vedremo subito che ci apparirà vedremo le nostre informazioni delle colonne, i nostri metadati associati, ma giusto per vedere le informazioni in completo, proviamo Update Now. E vediamo comunque, innanzitutto vediamo che città e zip hanno già la geolocalizzazione associata e le shape del nostro file, possono essere più da polygon, possono essere di formati diversi come polygon, multipolygon o via dicendo, anche line per esempio. Quindi, per non dilungarci troppo, possiamo aprire un nuovo foglio e subito vedremo che verrà creato un extract. Questo perché non ci si può connettere live tramite questa API. E quindi ci verrà creato automaticamente un extract, come vediamo qui in alto nel pannellino dei dati, dove ci sono due cilindri intrecciati da una freccia. Per creare un chart molto semplice, possiamo cliccare sul doppio clic su Shape e ci apparirà, diciamo, l'area di Seattle in cui ci sono dei water services. Per spezzare per boundaries, portiamo un name in color, ad esempio, adesso, giusto per spezzare. E vedremo che avremo tutti i nomi di tutti i vari quartieri. Possiamo renderizzare un po' la mappa, siamo su Map Layer, magari mettendo lo stile outdoor e focalizzando un po' tutte le aree che non sono selezionate, facendo washout 50%. Così vediamo che l'opacità della mappa migliora, così vediamo nel dettaglio tutti i nostri colori. Per aggiungere un ulteriore data source alla nostra analisi, possiamo cliccare su più cilindri, poi ci richiede il data source, e ci connettiamo logicamente a un altro Esri server. In questo caso adesso è lo stesso di prima perché cercheremo di fare una cross database join tra due data source diversi, utilizzando sempre il nostro connettore server. Quindi al momento copiamo il primo link e ci connettiamo. Adesso ci apparirà quindi la pagina delle connessioni. Noi aggiungiamo un'ulteriore connessione, sempre Esri ArcGIS Server, e importiamo il secondo link. Clicchiamo su Connect. Una volta che saremo connessi, ci apparirà la schermata con tutti i dati associati. Per fare una cross database join possiamo aprire le nostre connessioni della prima cliccando su Open. E vediamo che questa è la prima tabella, quella di Water Service Agencies. Noi ci serve fare una join con il secondo data source, quindi clicchiamo sulla seconda connessione e trasciniamo il Government Buildings a fianco alla prima data source. Ci verrà creata quindi una inner join, però vediamo subito che le chiavi di join non sono esatte, perché noi dobbiamo fare la join per le shape, cioè per le aree del nostro data source. E quindi selezioniamo shape per il data source a sinistra e shape anche per quello di government buildings. Un'altra cosa è che non dobbiamo avere la shape uguale perché non sarà mai possibile, ma è trovare l'intersezione tra le due shapes.
Quindi clicchiamo su intercept, vediamo infatti che non ci dà più errori e possiamo fare update. Per vedere da quali fonti dato provengono le nostre colonne, vediamo subito che in arancione, ad esempio, si fa riferimento a Government Buildings, mentre per quelle in azzurro si fa riferimento a Water Service Agencies. Adesso magari ci dovrebbe cancellare qualche colonna, ma non è importante al momento. Possiamo quindi creare una nuova mappa, cliccando su un nuovo foglio di lavoro, e anche qua automaticamente verrà creato un nuovo extract. E di conseguenza possiamo creare una nuova mappa. Adesso possiamo portare dentro la nostra mappa facendo doppio clic su Shape Government Buildings per vedere dove sono posizionati nella nostra mappa. E possiamo portarci dentro anche il nome della agency in modo da spezzare in colore. Così abbiamo sì che da quale agency gli agency fanno parte i nostri Government Buildings. Facciamo un veloce render nella mappa come prima. Mettendo outdoor e un washout al 50% o anche un po' meno, 40%, in modo da avere visualizzato quali sono, ad esempio, tutta questa parte sono tutte le agency facenti parte di City of Seattle, queste sono quelli federali, oppure quelli della contea, ad esempio. Grazie quindi per aver visto per oggi tutto e grazie per aver visto questo video introduttivo delle nuove funzionalità di Tableau. A presto!